Sindaco, finalmente Ferentino E inizia, prima di tre serate, tre piazze dal centro alla periferia, in centro Giuliano Palma, altri due importanti artisti in altre due piazze. Meglio di così non si poteva. Certo, dopo lo stop del scorso anno torna Ferentino E nella nostra città, una edizione diversa, dislocato su più location, non solo nel nostro centro storico ma anche nelle periferie della nostra città. Buona la prima, come si suol dire, una bellissima partecipazione nonostante il tempo e nonostante la necessità di doversi prenotare e dover esibire il Green Pass. In tutte le tre location di questa serata c'è stata una grande risposta non solo di cittadini di Ferentino ma anche di persone provenienti da altre città della nostra provincia, e quindi siamo davvero soddisfatti. Cambia la modalità di questo Ferentino E, ma resta il successo e l'entusiasmo e l'aspettativa di questa manifestazione, unica non solo nella provincia di Frosinone ma anche nell'intera regione Lazio. Quindi un grande weekend nella città di Ferentino, continuerà nelle giornate di domani e di domenica con ospiti importanti ed interessanti. Grazie davvero a tutti coloro che hanno risposto al nostro invito, grazie a tutta la macchina organizzativa per un lavoro ancora più complesso proprio per le modalità organizzative di questa edizione, e sarà davvero una tre giorni bella nella nostra città, occasione di aggregazione, occasione di apprezzare il nostro bellissimo centro storico e anche ovviamente le periferie dove sono le location delle varie iniziative. Assessore, scommessa vinta per Ferentino E, tanta gente in tre location per tre serate, insomma era un esperimento riuscito. Sì, dici bene Alessandro, devo dire un eccellente lavoro raggiunto e tante le persone che hanno mostrato in maniera positiva di aver condiviso il progetto previsto per quest'anno Ferentino E 2021. Una modalità del tutto rinnovata dallo svolgimento e dalla diversa offerta che è stata proposta nelle iniziative. Quindi le parole d'ordine, gli elementi essenziali erano condivisione, coinvolgimento ed emozioni, perché tutti noi abbiamo bisogno di vivere questi momenti di gioia e di spensieratezza all'insegna della buona musica, all'insegna del divertimento, ma soprattutto in tutta sicurezza. Quindi questa programmazione è variegata, una programmazione ampia proprio come gli spazi in cui si svolgerà. Dicevo, l'equivoco ha caratterizzato un pochino la storia come città, della comicità, scusate, e soprattutto delle coppie comiche che ne hanno fatto parte, no? Soprattutto nell'avanspettacolo degli anni 50, gli anni 60, no? E anche noi in quanto coppia abbiamo un po' rivisto e reinterpretato questo modo di fare comicità. Martufello, che prendiamo l'impegno anche nella prossima estate, no, sarà qui a Firenze. Io mi ricordo un particolare, io lo voglio raccontare questo, perché quando mi chiamano, non mi ricordo che una donna mi ha chiamato, se mi hai chiamato tu qualcuno del comune, qualche assessore, e quando mi disse, sai, ci sarebbe da fare questa tombola così, dico va bene, molto volentieri, e mi disse, quant'è il suo compenso? Dico, niente, e niente è stato. Perché mi voleva pagare. Ma come mi paghi? Mi deve fare la tombola. Mi volete far giocare, mi volete pure pagare. So io che mi pago. Quanto costa la cartella? E è stata bellissima, la tombola è stata bella. Io ti voglio ringraziare veramente di cuore. Hai mantenuto la parola, ma di questo non avevo dubbi, perché Gianni mi ha detto, guarda, è una persona veramente per bene. Poi Pullo, Sebastiano, mi ha sempre parlato di questa festa che fa da anni, eccetera, eccetera. Permetti che il corpo di mia moglie si scambi con il mio. Dio nella sua infinita saggezza accettò la richiesta dell'uomo. Quindi la mattina seguente l'uomo si svegliò come donna,
Si alzò e preparò la colazione per la famiglia, svegliò i bambini, li vestì e li portò a scuola. Tornò a casa ed avviò la lavatrice, poi andò in banca a fare un deposito e si fermò alla posta per pagare dei conti correnti, passò dal negozio di alimentari a fare la spesa. A casa pulì la cassetta del gatto e diede da mangiare al cane. Era già l'una del pomeriggio, quindi si sbrigò a ripulire i letti, a pulire i bagni e i pavimenti, poi di corsa a scuola a riprendere i figli, preparò per loro una merenda. Poi cominciò a stirare camici, pantaloni e quant'altro mentre cercava di guardare in televisione un'intervista a Martupello con i sottotitoli in italiano. Alle 7 cominciò a sbucciare le patate, a lavare l'insalata, a preparare il sugo per la pasta. Dopo cena lavò i piatti, pulì la cucina, raccolse il bucato, fece il bagno ai bambini e li mise a letto, dato che la bimba non ne va niente. Alle 22, esausto e senza aver finito i suoi impegni giornalieri, andò a letto, dove tentando di non lamentarsi fece l'amore. La mattina seguente l'uomo si svegliò immediatamente e rivolse una preghiera al Signore. Dio mio, era un grave errore l'invidia per mia moglie che può stare a casa tutto il giorno. Ti prego dal profondo del mio cuore, fa tornare tutto come prima. Dio, nella sua infinita saggezza, rispose: figlio mio, penso che tu abbia imparato la lezione e sarò contento di riportare le cose come erano prima, però dovrai aspettare 9 mesi. Ieri notte sono rimasto incinta. Quelle che sono tutte le modalità per rispettare le regole, ma noi vogliamo rispettarle e siamo orgogliosi anche di questo, di aver fatto gli spettacoli in tutta sicurezza, perché le regole vanno rispettate, perché il momento ancora particolare è difficile. Però siamo soddisfatti della risposta che c'è stata, veniamo dalle altre location, dalle altre piazze della nostra città, anche lì una bella partecipazione, e quindi è la testimonianza di aver fatto la scelta giusta. Ferentino è dal centro alle periferie, un unico grande palcoscenico per tutta la città, per un'intera comunità, le periferie importanti come il centro storico.